Francesco Poli, buongiorno. Buongiorno. E benvenuto, anzi bentornato a raccontare l'arte qui nel Posto delle Parole, questa volta per una mostra che desideriamo raccontare, perché è una mostra che racconta di un artista molto vicino a Savigliano, anzi di Savigliano, Daniele Fissore, pittore iperrealista. La mostra è aperta da pochissimo, sarà aperta fino al 29 maggio al Palazzo Muratori Cravetta a Savigliano in provincia di Cuneo. Ora, Francesco Poli è stato già altre volte nostro ospite per parlare d'arte. Lei, che è uno storico dell'arte, ci traccia un ritratto di Daniele Fissore? Sì, Daniele Fissore, che purtroppo è mancato il 2017, è uno dei protagonisti in Italia di un filone di pittura che può essere definito in linea generale a livello internazionale anche col termine iperrealismo. Cosa vuol dire iperrealismo? È una possibilità, è stata per i pittori di quella generazione, di poter ricominciare o rilanciare una pittura di tipo figurativo realista, ma in termini inediti, nuovi, e cioè di riflessioni su che cosa significa la realtà, cosa significava negli anni 70, quando lui ha cominciato, fine anni 60, inizio anni 70, rispetto allo straordinario cambiamento che già all'epoca incideva sulla coscienza e sulla percezione del mondo, cioè la realtà mediata, la realtà che ha sempre a che fare con la dimensione virtuale, cioè con tutta l'iconosfera, con la dimensione della realtà sempre filtrata attraverso le immagini fotografiche, le immagini televisive, le immagini cinematografiche, tutto questo. Ecco, quindi Fissore, sulla scia, diciamo, delle ricerche dell'iperrealismo americano, che viene chiamato più photorealism o anche sharp focus, cioè una pittura di precisa definizione, dove parte la cui matrice di riferimento non è la visione diretta della realtà, no? Come gli impressionisti, per dire, cioè mettersi davanti a un contesto reale e rappresentarlo il più possibile veristico e naturalistico, ma direttamente attraverso le immagini della realtà mediate e la fissazione di queste immagini attraverso la fotografia. Perché fare la pittura allora? No? Il problema è che la fotografia è un mezzo di documentazione, può essere anche un mezzo artistico naturalmente, ma ha una sua freddezza, una sua specificità che non vuole derogare in qualche maniera, non deroga dai particolari, dagli elementi. Utilizzare come punto di riferimento e rielaborare in chiave pittorica le fotografie senza nasconderne il fatto, non è che ci sono stati molti pittori in passato che usavano la fotografia e poi la nascondevano in fondo dietro la pittura per dimostrare che erano così bravi a fare le cose. No, qua è proprio una pittura dove legata ai temi della realtà sociale, della realtà culturale diretta, cose che vengono utilizzati. E Fissore appunto ha cominciato a fare dei quadri dove gli elementi fotografici, il riferimento fotografico è chiaro e c'è un confronto proprio tra l'immagine fredda fotografica e la rielaborazione pittorica in chiave appunto di realismo, che è più realista del realismo, quindi iperrealista. Ecco, questo è un pochino per una definizione un po' sintetica di quello che è il modo di operare, la direzione di ricerca di Daniele Fissore. E adesso entriamo nel tema di questa mostra, partendo proprio dall'immagine della mostra, perché l'immagine che si dà a una mostra è già un messaggio, è già un linguaggio, è già una comunicazione, si direbbe in termini di cosiddetto marketing, ma qui marketing è altra cosa. Ecco. C'è sempre da ricordare che la pittura, cioè le arti figurative, sono già una forma di comunicazione, quindi infatti, è una comunicazione sulla comunicazione, diciamo in questo caso. Facciamo metacomunicazione, dunque partiamo proprio dall'immagine della mostra. Vediamo una figura di uomo con una maglia granata, e non poteva essere altro colore per Daniele Fissore, e credo un paio di jeans, e si vede di spalle. Perché questa scelta? Dunque, intanto bisogna ricordare che quella serie di opere che lui ha fatto, che si chiamano, il cui titolo in generale è Opposizione,
è stata realizzata nel 73-74, cioè un periodo dove le lotte politiche, il dibattito culturale, il movimento studentesco, insomma, era in pieno vitalità. E quindi quella schiena che simboleggia, che è un'immagine emblematica di opposizione a qualche cosa, aveva anche una caratterizzazione di tipo, diciamo così, di opporsi a quello che erano tutti gli aspetti delle ingiustizie sociali, della società, dello sfruttamento, eccetera, eccetera, dell'epoca. E quindi diventa un'immagine precisissima di una persona che potrebbe essere chiunque, cioè una schiena forte, può darsi che tenesse per il Torino, se quella era l'ironia che voleva fare lei, ma allo stesso tempo, nel tempo, questa immagine non è invecchiata, non è solo un segnale del clima culturale dell'epoca, ma è anche, può anche essere letta, e si vede che la sua forza d'impatto continua a rimanere vitale. Può essere anche un'immagine di una opposizione in generale, una situazione anche in chiave esistenziale, può essere, no? Di rifiuto, di opposizione, di chiusura forse anche in se stessi, che gli individui umani, di human being, possano avere. Eh sì, parliamo di chiusura. Come può essere anche questo di tragico in cui stiamo vivendo. Infatti, parliamo di chiusura, però l'arte, lei ovviamente, essendo storico dell'arte, accademico, Francesco Poli, ci può aiutare in questo. L'arte non è chiusura, ma è completa apertura, e non esiste un'arte chiusa in se stessa. E in che modo? Già lei ce l'ha spiegato, ma voglio entrare ancora in dettaglio su questo, per questa mostra che c'è a Savigliano in provincia di Cuneo, dedicata a Daniele Fissore. In che modo l'apertura artistica l'ha realizzata Daniele Fissore attraverso le sue opere? Noi vedremo, se non sbaglio, 50 opere in questa mostra al Palazzo Muratori Cravetta. Ebbene, queste 50 opere significano un'apertura e una relazione verso il mondo. Lei ce l'ha già spiegato all'inizio di questa conversazione, che può essere attraverso un campo da golf, che può essere attraverso le marine, che può essere attraverso qualche cosa di più astratto, ma in ogni modo sempre relazione. Certamente, no, certo, una pittura che rappresenta la realtà, aspetti della realtà scelti che hanno toccato, hanno fatto parte del modo di vedere, di pensare, di esperire un po' il mondo da parte di Fissore, ma sono immagini che rappresentano anche degli stati d'animo generali, non tanto individuali, perché non è mai stato un pittore con una dimensione di psicologismo soggettivo all'interno, ma invece cercano tutte le immagini come queste, come quelle delle schiene di cui abbiamo parlato adesso, cercano un po' di riflettere sul senso della realtà in generale. E su temi vari, cioè i vari cicli che sono stati documentati nella mostra, che sono poi tutti quelli principali, attraverso i quadri migliori di ogni periodo, sono da quelle delle schiene, opposizione, a una serie che è stata chiamata il 77-68, è stata che ha come titolo generale, cioè ogni quadro si chiama ricognizione. Ricognizione di che cosa? Ricognizione del contesto, della realtà, del senso della pittura come pittura della realtà, e ricognizione del processo stesso della pittura, perché si vede per esempio lo stesso artista dentro il proprio studio che sta lavorando alla realizzazione di un'immagine, o un'immagine anche di se stesso dentro lo studio. Poi c'è invece un'apertura verso la realtà esterna, più serena, se vogliamo così, a partire da 1980-81, dopo un soggiorno di un anno in Inghilterra, e che sono dei picnic, per esempio, sono delle scene di vita quotidiana, di vita nel tempo libero, in Inghilterra in questo caso, e ancora un'apertura ancora più vasta, diciamo, dove scompare apparentemente, si ritrae la figura umana, l'uomo, le persone, e si apre il paesaggio dei campi da golf, i green, chiamano, ma i green possono essere il green della terra e tutto, nello specifico sono dei campi da golf che sono delle come si dice, una natura ordinata, una natura controllata, una natura antropizzata, lasciando tutte le caratteristiche della estetica della natura ordinata in funzione del gioco umano, ecco, questa è la metafora anche che ci può stare dietro, e l'apertura ancora verso le infinità degli orizzonti marini,
collegandosi in questo a una lunga tradizione, direi il vero, di marine, di un sublime delle visioni della marina fino all'orizzonte. E poi successivamente, ecco, a partire dai primi anni, come si dice, 2000, dal 2004, 2005, ecco, ho cominciato di nuovo a ritornare a una visione più direi intimistico, più riflessiva, con una serie che si chiama di televisori spenti, quel televisore dell'epoca che era un po' bombé del cose, e lui invece di rappresentare le immagini che stanno dentro la televisione, come poteva essere Schifano per dire, rappresenta il televisore spento come specchio della realtà, della micro realtà quotidiana, del contesto in cui l'oggetto televisore c'era, quindi si vedono delle ombre della stanza, delle persone che passano, eccetera. Quindi una riflessione sul senso delle immagini, della realtà e della realtà virtuale che attraverso la televisione passa. Per finire invece con una serie, alcuni esempi di una lunga serie che è stata presentata a Torino in occasione del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, quindi serie che si chiama Eroica. E sono un dei quadri dedicati ai grandi eroi, agli eroi del Risorgimento italiano, a partire dall'eroe di Savigliano, che è stato un protoeroe perché non ha avuto certo tempo di vedere l'Unità d'Italia, che è Santore di Santa Rosa. Ma la cosa interessante di questi ultimi lavori, che sono grandi, che sono colorati anche, che sono in una dimensione mitica un pochino, volutamente, come si può rappresentare il passato del genere, non ha rappresentato le figure in quanto tale, ma i monumenti di queste figure. Quindi ha fatto una pittura sulla scultura, sono sui monumenti di Garibaldi, di Vittorio Emanuele, Mazzini e altre cose. Ecco, quindi si chiude il percorso con questa apertura verso il mito storico, verso una riflessione di una realtà che in realtà è ancora lì, perché i monumenti ci sono e vivono e abitano insieme a tutti i cittadini dove sono collocate delle cose. Quindi ha fatto un po' questo percorso. Chissà cosa avrebbe potuto continuare a sviluppare. Francesco Poli, sì, ricordiamola questa mostra, tra l'altro, che per una forma di democratizzazione, ed è bello leggere questa cosa, è gratuita, lo ricordiamo, fino al 22 di maggio a Savigliano in provincia di Cuneo, e ci sarà c'è anche un video molto interessante, tra l'altro. Vorrei spendere due parole perché Federica Borgato, attraverso questo video, ci restituisce un'altra visione, molto in dialogo con le opere esposte. Sì, un video, vorrei aggiungere una cosa, che finita la mostra che durerà 3 mesi a Savigliano, poi ci sarà una seconda tappa della mostra a Torino, all'Archivio di Stato, ecco. Quindi ci sarà la stessa mostra, o magari con delle opere un po' diverse, se sarà necessario, se sarà opportuno, anche all'Archivio di Stato. Quindi verrà la stessa mostra anche a Torino, che poi è stata... Sono le due città in cui lui ha vissuto. Lui è nato a Savigliano, ci ha vissuto moltissimo, c'era una casa dove lavorava, però anche a Torino, dove ha studiato, dove ha vissuto, e quindi si allarga un po', come succede a tante mostre, si possono anche migrare da un posto all'altro. Prima di salutarci, Francesco Poli, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Il libro che sto leggendo adesso? È un libro di Tom Wolfe in inglese, ma è un libro curioso perché non è un romanzo, cioè è una storia del linguaggio, il mistero di che cos'è, da come nasce, come è nato il linguaggio, che il linguaggio per l'uomo è ciò che contraddistingue l'uomo rispetto a tutti gli altri animali. Allora fa questo libro con una brillantezza di ragionamento, di discorso, di scrittura tipica di Tom Wolfe. Sto leggendo quello, che parte proprio dalla scoperta della teoria dell'evoluzione, poi anche l'incontro tra Alfred Wallace e Charles Darwin, no? Chi è che l'ha inventata per prima questa cosa qua? Allora, c'è tutta una storia molto divertente e allo stesso tempo intelligente. Questo sto leggendo.
Tom Wolfe, tra l'altro l'autore di Maledetti architetti. Tom Wolfe è considerato il padre del giornalismo di opinione, no? E io ricordo Maledetti, certo, architetti, che era una storia, se ne ricordo bene, che arrivava dal Bauhaus fino ai giorni nostri, per così dire. È un giornalista dandy, ma nel senso alto del termine. Certo. È molto intelligente, cioè, il fallo delle vanità, insomma, ci sono tutta una serie di testi molto, molto importanti, insomma, questo è il tuo leggero. Grazie davvero Francesco Poli e buona giornata. Arrivederci.